Ciao a tutti ragazzi, Nuzzo e Di Biase, spettacolo stupendo, intervista stupenda al PAM. Ragazzi, il nostro programma si chiama Fammi girare la testa. Sì. A voi, sì. Che cosa emoziona, che cosa fa girare la testa? L'amore. L'amore, dopo tanti anni ancora mi fa l'amore. Girare la testa Maria, perché dico dov'è? 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 Nuzzo. Oh, ma è davvero mi l'anniversario o ci tirate? Tutti i giorni il nostro anniversario. Perfetto. Vai Dennis. Fare tutto per gioco, mettersi in gioco. Sì, il mettersi in gioco è importante, sì, nella vita, sì, avete sentito? È fondamentale. Allora, è fondamentale. Perché mettersi in gioco vuol dire liberarsi di qualche paura. Tutti noi abbiamo dei blocchi, delle piccole paure, dei freni. Quando ti metti in gioco, giocare l'attore. L'attore poi ha guardato me, ha fatto per dire, no, non sei l'esempio giusto. Giocare vuol dire superare sempre un piccolo, sì, ostacolo. Quanto è importante il gioco dell'improvvisazione, il lavoro teatrale che fate voi per una persona che come noi può essere magari timido o introverso? Ripeti la domanda, poi lo fai un taglio? Sì, perché ci sono le zanzare, allora sto facendo, vai, così. No, non taglio penso, niente. Non sto salutando quanto nessuno. È importante l'improvvisazione per chi come noi può essere magari timido o introverso? No, l'improvvisazione è fondamentale, non bisogna avere paura. Buttarsi, lanciarsi, sbagli, chi se ne frega, sbagliano tutti. Divertirsi. Ma devi sapere, sbagliano tutti. Quindi non devi mai avere paura di sbagliare, me lo prometti? Esatto. Bravo. Esatto. Ci sono quelli che sbagliano e fanno finta di non aver sbagliato. Invece no, noi sbagliamo e diciamo e abbiamo sbagliato. E lo sottolineiamo. E monetizziamo con gli errori. Gli errori sono belli. Sì. Vai con l'altra domanda. Tre canzoni che vi piacciono? E allora, una canzone, io amo Iannacci, Maria ama Iannacci, però abbiamo fatto questo, quando abbiamo fatto il nostro film, il titolo è dedicato a Iannacci perché il titolo del film è Vengo Anch'io. E alla fine invece c'era una canzone, Vivere, che è di Giorgio Conte, che chiudeva il film, che è una canzone bellissima. E in ultimo, una terza canzone, io metterei la canzone del Postino, del film Il Postino, Bacalov, perché è una canzone che abbiamo, la colonna sonora ed è stata la colonna sonora del nostro amore. Siamo verso la fine, si dicono tanti no, hai detto, quanto è importante rispettare se stessi e la propria arte? No, è importante rispettare se stessi in generale, anche senza arte. E anche la propria arte, sì, è importantissimo, fondamentale. Le cose arrivano comunque. Sì, non devi dire sì, accettare tutto quello che ti arriva, bisogna selezionare e vedere se le proposte che ti arrivano sono in qualche modo in linea con te stesso. Rimettiamo a scuola educazione come proprio lezione e commedia dell'arte? Sì, sì, commedia, sì, dell'arte sicuramente, e tanto teatro. Secondo me i ragazzi a scuola è dovrebbero un po' di educazione. Fare teatro obbligatorio dall'elementare fino al liceo. Ragazzi, come disse un grande filosofo, aspetta che me la leggo. L'ironia è l'avamposto della libertà. E quel e grande filosofo è Corrado Nuzzo. È vero. Mio marito, no, non sono sposata. Un saluto a Radinfiore. Un saluto a Radinfiore. Un saluto. Salutiamo Radinfiore. Radio Infiore. Ah, vedi, un saluto. Sbagliavo io. Un saluto a Radio Infiore da Nuzzo Di Biase. Ciao. Ciao. Brrrra.